Se tuo figlio nasce come me e tu l'hai messo al mondo perché l'hai voluto e l'hai amato, non essere transgender che ti porta via tuo figlio, ma il tuo carattere è di vietarlo che te lo porta via. Ognuno è quello che si sente d'essere. E vorrei dire a tanti genitori che è inutile che vogliono trasformare i figli in quello che non sono. È semplicemente come se una persona si svegliasse la mattina e di colpo allo specchio vedesse un riflesso che non gli appartiene, che però si muove perfettamente come lui, tutti i sistemi, i capelli, e sta in un modo, però il riflesso è tutto l'opposto. Io una certa credevo di stare impazzendo, perché io non mi riconoscevo in quello che erano foto, riflessi o cose simili. Poi vabbè, crescendo e tutto, ho imparato a vedere, no, aspetta, è la mia mente che ha qualcosa che non va, ma quello nel riflesso sono io. Ma prima di arrivare a questa consapevolezza era un infarto tutte le mattine. Perciò ad 8 anni posso dire che avevo capito che qualcosa non andava. Sono andato avanti a farmi domande. Grazie a internet ho iniziato a scoprire un pochino delle informazioni. Finché, quando avevo 15 anni e mezzo, ho scoperto il termine transgender e il fatto che anche in Italia si facessero percorsi. Il passo più importante, una volta aver capito, è di nuovo guardarsi allo specchio, fare un sospiro e dire di non essere un mostro, perché se la natura ti ha fatto così non è per punirti, è perché c'è stato un errore. La natura si è sbagliata? Sì. Ma non si è un errore di genetica. Si è così. Ho avuto l'ok agli ormoni il 28 di novembre e la prima puntura di ormoni l'ho fatta il 12 di dicembre, che poi è stata una casualità bellissima, perché io sono nato il 21 di novembre come donna e il 12 di dicembre, che è il 21 al contrario, ho iniziato la transizione per diventare uomo. Essere minorenne ha giocato sia al suo vantaggio che a svantaggio. A vantaggio perché, guardando a livello economico, molte cose, essendo io minorenne, non le ho dovute pagare. Contro, se si hanno genitori che non accettano, vorrei specificare, è che per iniziare la transizione, per andare a fare le visite mediche, per qualunque cosa c'è bisogno dell'ok dei genitori. Nel mio caso ho avuto fortuna, quindi sia dall'inizio che alla fine non ho mai avuto problemi né con deleghe né con gente che mi accompagnasse né nulla. Però per chi non ha genitori che lo accettano si deve aspettare 18 per forza. Stavo cenando con mio padre e non mi ricordo la frase che mi dice, però di colpo io mollo la forchetta con cui sto mangiando, appoggio le mani sul tavolo, mi alzo, gli vado un palmo di naso e comincio a gridargli in faccia di non permettersi di darmi del femminile, perché non mi sentivo una donna, che non si doveva permettere, che era tutta una falsa e che doveva smetterla, venirmi incontro e darmi del maschile. La risposta di mio padre è stato levarsi gli occhiali, guardarmi in faccia con un sorriso ebete e dirmi: ma adesso te ne sei accorto? Bravo, io che ti pensavo perspicace! Ma quindi sto percorso quando si inizia? Quando me l'ha detto, ma neanche sorpreso, l'ho guardato e ho detto, io te l'ho sempre detto, e quando qualcuno ti diceva guarda come cammini, non sembra neanche una donna, io dicevo, non sembra neanche una donna, si comporta come un ragazzo, che cavolo stiamo lì? Se tu sei così, che problema c'è? Cioè, per me è stata la cosa più naturale del mondo andare incontro e cominciare a camminare insieme, senza tanti problemi. Essendo yogofobico, domanda che viene spontanea: come fai a farti le punture di testosterone? Me le fa lui ogni volta che devo farla, me la fa e vi giuro, non mi lascia segni, non mi fa niente. Direi che senza di lui anche prendere il testosterone sarebbe complicatissimo, e per fortuna che c'è lui. Ognuno è quello che si sente d'essere, e vorrei dire a tanti genitori che è inutile che vogliono trasformare i figli in quello che non sono. Se hanno dei figli che sono donne ma si sentono uomini, è inutile che vogliono sembrare donne.
prima o dopo scoppia la bomba, oppure succede il peggio. Quindi lasciateli vivere la propria vita. Ci possono essere le idee contrarie. Famiglia conservatrice e quant'altro? Bene, se tuo figlio nasce come me e tu l'hai messo al mondo perché l'hai voluto e l'hai amato, non essere transgender che ti porta via tuo figlio, ma il tuo carattere è di vietarlo che te lo porta via. Non è una fase essere così, perché sennò la mia è una fase che dura quasi 10 anni e mi sa che è un po' lunga.